will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi abbiamo un po' di minuti da dedicare alla radio e, come ho sempre detto, lo faccio sempre volentieri. Infatti stamattina mi sono, nel traffico congestionato della tangenziale di Milano, che secondo me, se un ciclista a fare ipoteticamente 15 km sicuramente sarebbe arrivato prima di me al traguardo, perché stamattina ovviamente caos totale a Milano. Non so se è dettata dal salone del mobile, però ogni volta, ogni giorno c'è sempre, chiamiamolo una scusa, no? Però vedi, stamattina Milano, una parte di Milano, io l'altra non l'ho ancora, diciamo, visitata la tangenziale, però caos totale. Va bene, comunque, ho detto che ho trovato alcune notizie. Oggi di sport credo di non parlare, però se durante la puntata magari mi viene in mente qualcosa, volentieri ne parliamo. Allora, iniziamo dalla prima notizia. Starship, lancio fallito. Cioè, questa astronave di Elon Musk. Cioè, la causa cos'è stata di questo fallito lancio è praticamente una valvola pressurizzata stata trovata a pochi minuti negli ultimi controlli da effettuare, congelata. Quindi tutto, ripeto, a pochi minuti dal lancio. La Starship è costruita da SpaceX di Elon Musk, come detto. Doveva essere lanciata dalla base di Boca Chica in Texas e doveva praticamente cominciare un viaggio di 90 minuti nell'orbita terrestre. Questo sarebbe stato il primo test. Comunque è solamente questa valvola di pressurizzazione congelata. I tecnici dicono che hanno già capito e sono già intervenuti, quindi a giorni si ritenterà questo test. Parlando sempre di spazio, qui c'è un'altra bella notizia da dare, perché continua a essere ricevuto, cioè questa è stata una scoperta fatta da dei, come si chiama, porca miseria, comunque è un segnale radio praticamente, e viene captato ripetutamente da un esopianeta simile nelle dimensioni della nostra Terra. Quindi è stato rivelato da astronauti, la provenienza è extrasolare. La distanza da questo, hanno calcolato la provenienza, è di 12 anni luce. Comunque, da questo esopianeta, il nome è JZCTB. Comunque è un segnale radio che ripetutamente viene, diciamo, intercettato da più sedi, ecco, questo che è da più sedi. Comunque cambiamo argomento, parliamo un po' di questa crisi che sta colpendo non solamente l'Ucraina, però qui parliamo della Corea. Sapete, tra Taiwan, la Corea del Nord, che continua a fare test di missili balistici. Comunque questa è la notizia che viene dalla Corea del Sud.
proprio il l'informazione qua scrive così: decolla l'arsenale aereo, un'imponente esercitazione militare qui con gli americani, dopo quello antisommergibile, cioè ne è stato fatto uno già, Corea del, del Sud, America e Giappone, però diciamo è stata un'esercitazione antisommergibile, ok? Questo che viene fatto invece è un fatto con veicoli, con aerei, e si dice che si sta preparando a larga scala, quindi con addirittura si parla di 110 aerei coinvolti, il tutto perché? Per rafforzare il coordinamento contro chi? Contro le crescenti presenti minacce fatte, le minacce sempre missilistiche. Vedete che questo pazzo di Pyongyang continua a fare test su missili balistici che poi finiscono in mare, e quindi diciamo che la Corea del Sud, prima con Giappone e America, adesso quello antisommergibilistico, diciamo adesso solamente diciamo dell'aviazione, lo fa in contemporanea con l'America. Beh, comunque adesso cambiamo nuovamente, parliamo sempre di roba militare, parliamo continuamente di materiale militare, perché nella stazione ferroviaria di Udine molte persone hanno segnalato diciamo un lunghissimo convoglio dove cosa trasportava degli obici italiani, e infatti sono andata a riprendere la notizia. Allora, di questi obici si parlano di 20 pezzi, il nome di questi obici è l'M109, accantonati, immaginate che questi mezzi dall'esercito italiano sono stati accantonati alla fine della guerra fredda. Delibera, perché l'Italia ha inviato, ma non sono solamente questi 20 che hanno visto, se ne parla di 60 pezzi. Immaginate che questa delibera è stata fatta già dal governo precedente, quindi la nostra peace and love, e noi di essere no pax, immaginate, è stata fatta già, come detto, dal governo precedente. Beh, comunque ne sono in viaggio, scusate, 30 pezzi di questi obici, 30 pezzi destinazione Ucraina, e complessivamente si parla di oltre 60 pezzi. Un progetto, immaginate che questo obice è un progetto americano, però è iniziato negli anni 60, quindi non è che gli stiamo dando grosse del nostro arsenale cosa recente, ma immaginate, guerra fredda, è un obice ideato, cioè progettato, costruito e realizzato negli anni 60. Però questo obice cos'ha di particolare? È perché è stato praticamente aggiornato e prodotto da chi? Da Otto Melara, che Otto Melara alla fine chi è? E fa parte del gruppo Leonardo. Buona anche di questi veicoli, diciamo che l'Italia, la nostra Italia, no peace, non siamo con, per la fine di questo conflitto, ma noi stiamo dando armi. E allora, parlando proprio di armi, cosa andiamo? Andiamo a parlare dell'Ucraina. Cosa è successo? Che i ministri del G7 hanno dichiarato questo: che aiuta Mosca pagherà a prezzo pesante l'iniziativa. Cioè, questo è quello che hanno deliberato il G7, diciamo le sette grandi potenze. Nel frattempo Putin cosa fa? Visita le proprie truppe in Kherson e nel Lugansk, che poi dovrebbe essere l'ultima repubblica che diciamo è andata con la Russia. Ma cosa fa Putin? Chiede a chi? Ai propri soldati, la propria opinione proprio dell'intervento russo che si sta facendo in Ucraina. Beh, comunque quello che si dice è che i soldati russi approvano
ciò che sta facendo, diciamo, Putin, ma non per una storia di territorio. Qua dice che le provocazioni americane, è quello che dicono loro, è netta la provocazione americana, quindi loro è giusto che rispondano. E dopo vi spiego anche cosa sta facendo Putin, perché questa è una notizia. Poi parliamo di grosse, cioè qui sono tante le navi dispiegate nell'Oceano Pacifico, di questa, diciamo, di questo, a sorpresa, questo, come possiamo dire, questo schieramento, ecco, la parola, schieramento di navi russe nell'Oceano Pacifico. Beh, comunque, stavo dicendo, l'Egitto, parlando dell'Ucraina, l'Egitto sospende la fornitura, come ben detto, di missili alla Russia. Perché? Perché dopo che i funzionari americani sono andati in Egitto, cosa hanno fatto? Hanno fatto un'offerta all'Egitto di produrre munizioni per l'Ucraina. Quindi gli americani stanno pagando, hanno detto: basta dare fornitura alla Russia, perché ti facciamo lavorare noi, ti paghiamo noi. Quindi inizia a fornire, diciamo, munizioni all'Ucraina. Dall'altra parte cosa succede? Che non solamente li pagano, la mamma America paga l'Egitto non solamente per la produzione che fa per l'Ucraina, ma addirittura si dice che, e questo qui è la notizia uscita fuori dal Washington Post, che l'Egitto otterrà dai decretinette a stelle e strisce anche i sistemi avanzati militari. Vedete, come dicevo l'altra volta, l'America cosa vuole? Cosa vuole? Il monopolio. Vuole il monopolio della vendita delle armi. Va bene, andiamo avanti, i nostri, come dico io, i testoidi a stelle e strisce. Parlando sempre di quello che ho appena detto dell'Oceano Pacifico, qua ci sono praticamente giganteschi sottomarini nucleari russi schierati. Perché? Perché cosa? Per verificare, questo è quello che esce fuori, diciamo, dalle informazioni, visto dopo lo schieramento di tutte queste navi, cioè si parla di 167 navi ha schierato Putin, con un'ordia di 25.000 militari marinai, per verificarne cosa? La risposta delle stanze di Mosca è per vedere la prontezza al combattimento. Questo è un test fatto per la prontezza al combattimento. Manovre iniziate il 14 di aprile, a sorpresa, e coinvolgono, come detto, 25.000 militari, 160 navi, 89 jet, tra jet, diciamo, aviazione, non solo aerei, ma anche qua intervengono anche elicotteri, sommergibili nucleari, tra i 167 navi, ci sono anche dei sommergibili nucleari strategici e sommergibili multiuso. Comunque vedete, l'America fa un passo, diciamo che Putin risponde, quello dico, smettiamola, perché poi alla fine questi, dico io, i testoidi a stelle e strisce vanno, non rompono le scatole a casa propria, vanno fuori, come dico io, vanno a pisciare a casa degli altri, ma prima o poi succederà che qualcuno veramente si inalbera e dice: basta pisciarmi sul tappetino di casa, pisciare il tuo. Beh, comunque, l'ultima notizia qual è? Non so, chi per me è sempre stato un grande velivolo, qui si parla il gioiello, ex gioiello della flotta Antonov ucraina. E di cosa sto parlando? Dell'Antonov 225, l'aereo più grande del mondo. E qua praticamente sono usciti fuori il perché l'Antonov è stato distrutto. Allora, l'aereo più grande del mondo distrutto nella battaglia di Ostomel, che praticamente è stata la prima fase della guerra in Ucraina, poteva essere salvato. Perché? Perché qui dicono che è stata negligenza di alcuni dirigenti, una storia di
intelligence e presunte complicità. Qua perché? Perché la CIA praticamente ha avvisato i dirigenti dell'Antonov dicendo che ci sono, cioè c'erano già, erano iniziate, diciamo, la sorveglianza dei russi per conto, per vedere il movimento russo, e dicevano che era a giorni, poteva iniziare un blitz, quello che è successo presso questo aeroporto. Ma dovete sapere che i dirigenti dell'Antonov hanno dato priorità a cosa? A tutto, diciamo, l'arsenale dell'aviazione. Qui si parla delle aviotrasportate, cioè tutti quelli dedicati per il trasporto. Beh, comunque sono state portate in questa base, diciamo, chiamiamolo l'esercito ucraino, per cercare di difendere questa base. Non ci sono riusciti. L'intenzione era proprio della CIA di salvare questo aeromobile. Vi ripeto, l'aereo più grande del mondo, e dopo me ne do anche pesi e misure. Beh, comunque la CIA ha avvisato, qui si parla di una complicità all'interno dell'Antonov, e quindi l'aereo è stato distrutto. Vi dico solo questo aereo è stato realizzato in epoca sovietica. Perché cosa è nato? Questo aereo praticamente era per la logistica del programma spaziale russo, ok? Immaginate che questo aereo aveva una portata, una capacità di carico di 250 tonnellate. Era lungo 84 metri, largo, cioè larghezza alare di 88,6 metri, ed era il tutto, diciamo, per l'avanzamento, per portarlo in cielo, era fatto da 6 motori. Era il gioiello, rimarrà l'aereo più grande del mondo, distrutto per incapacità, negligenza, oppure voluto proprio dai stessi dirigenti della Antonov. Va bene, qua dico, comunque sappiate che l'Antonov al momento della guerra aveva già spostato, diciamo, una buona parte di tutti i suoi aerei passeggeri, non commerciali, passeggero, rimanevano in questa pista, praticamente l'aviotrasportata, e questo enorme aereo che praticamente era in manutenzione in un enorme hangar. Beh, comunque, quello che è, che alla fine parla il giornalista, che era all'interno di uno aereo dell'aviotrasportata, ed è stata veramente, qui c'è stato il pianto di chi era con lui a bordo, cioè quei militari che hanno visto bruciare l'Antonov. Va bene, comunque, questa è, che cos'è? Questa è l'ultima notizia di oggi. Come sentite, non vi tradisco a dire che a Milano oggi c'è il caos. Quindi va bene, andiamo avanti così. Però c'è anche da dire che Milano, su questo lato, parlando della viabilità, intorno a Milano, diciamo, stanno realizzando veramente un qualcosa di bello, perché stanno cercando di evitare il passaggio di auto e mezzi commerciali attraverso le tangenziali, perché c'è una parte di Milano, la parte, diciamo, nord, quella che va da Cormano, ve la faccio in breve. Se io dovessi partire da Bergamo per, diciamo, andare verso l'aeroporto della Malpensa, oggigiorno io devo passare all'interno, diciamo, nella tangenziale di Milano. Quindi vedete già il traffico mattutino, di quello che è il commerciale. Se devo andare, ad esempio, sto parlando della Malpensa, ma se devo solamente andare oppure a Torino, cioè io devo sempre passare da quel tratto autostradale, chiamiamo autostradale, della tangenziale di Milano. Ecco, ma c'è un progetto in cui stanno realizzando la tangenziale esterna. Da una parte di Milano è già stata realizzata, completata, ed è unita, diciamo, sulla Brebemi, che collega, diciamo, la parte di Milano, diciamo, che se vengo da Bologna e devo andare dalle parti di Bergamo, riesco
a non passare a, dalla prima chiamiamo tangenziale interna di Milano, ma sfrutto la tangenziale esterna. Quindi è lo stesso progetto, stanno realizzando da questa parte di Milano. C'è, a parte quello, c'è la costruzione della terza corsia. Quindi vedete, fare certi lavori all'interno di Milano non è tanto semplice. Un po' è data da questa terza corsia, un po' è data dal progetto delle nuove metropolitane. Cioè, diciamo che Milano è un cantiere. Poi se ci mettiamo che 2 settimane fa c'era la moda, adesso c'è l'artigiano in fiera e varie cose, diciamo che le cose si complicano. Però l'unica cosa veramente è che Milano è viva. Questo sì, si può dire tutto. Milano è spenta? No, assolutamente. H24, perché i lavori della metropolitana sono H24, i lavori sulle tangenziali sono H24, e quindi diciamo che Milano è viva. Va bene, dai. Io terminerei qua. Notizie sullo sport, ci sarebbe a parlare di Ferrari, ma lo facciamo dopo, non facciamo tutto in una puntata, no? Cerchiamo di, nei prossimi giorni, di parlare un po' di sport. Quello che c'è da dire, visto che oggi è martedì, stasera c'è il ritorno a Napoli, di Napoli-Milan, una bella partita che io mi guarderò, mi gusterò volentieri. E come si dice? In deminanze, non detto Brianzola, in deminanze, andiamo avanti. Va bene, io da parte mia e da tutto il gruppo di quei bravissimi ragazzi di Radio Car vi saluto e vi auguriamo una buona e lieta giornata.